Hanno copiato Resident Evil 2. Sono impazziti? Armageddon. Ma ti giuro, guarda, che il gioco era un'altra cosa, cioè, fino a ieri. Quindi non ho parole, raga. Beh, sei sicuro di aver scaricato Kirby o qualche versione strana? Cioè, ah, parte lui. Di Bonentai, cioè. Ok, via, boss, dai. Non so che tipo di boss è. Vabbè, facciamo questo. Cioè, piccato con questo colpo qua, si auto-incula. Ok, seconda fase, presumo. Ma dai, diventa Ganon! Sì, diventa come Ganon in Breath of the Wild. No, questa non me l'aspettavo. Cioè, King Dedede è Ganon e Ganon. Come se l'avesse assorbito, praticamente. Figata. Oi! Non l'avevo visto, scusami. Ok. È andata. Ok, dai, non è andata nemmeno così male. Lo aiutano. Oh. Ganondorf è la versione, diciamo, umanizzata, ci sono io di Chromo. Ganon è la bestia. Sì, sì, certo, se vai, puoi restare qua anche dando un abbonato. Si sacrifica, ma è Terminator. Due. Osservatorio di scoperta. Cazzo è? Rilevazione automatica della lingua attivata. Sistema di autenticazione attivato. Che doppiaggio è? In corso. Autenticazione in corso. Codice di accesso approvato. Ma poi in italiano così. Benvenuti alla visita guidata Scoperte da Sogno dell'Osservatorio di Scoperta. Durante questa visita emozionante, ma chi è sta milanese? Verrà presentata la forma di vita definitiva, l'esemplare ID F86. Da quando l'ID F86 è giunto sul nostro pianeta, ha intrapreso una campagna di invasione che ha minacciato la fauna del mondo intero. Cioè? Per fortuna, i ricercatori lo hanno isolato prima che potesse completare la missione. Il nostro laboratorio ha così iniziato a studiare il potere di teletrasporto spaziale del modello ID F86, alla base della tecnologia di trasferimento interplanetario di cui usufruiamo oggi. Cioè, no. Tuttavia, dopo 30 anni dall'inizio delle ricerche, durante la sperimentazione del teletrasporto, si è verificato un incidente e un nuovo organismo, separato dal principale, è sfuggito al controllo ed è tuttora introvabile. Da quel momento, l'ID F86 non ha più mostrato segni di attività ed è mantenuto in una stasi permanente nell'apposita capsula dell'eternità, all'ultimo piano dell'osservatorio. Ok. Che strano. E ora vi presentiamo la forma di vita definitiva, l'esemplare ID F86. Ma peccato, perché il doppiaggio ha rovinato tutto. Un momento epico, bellissimo, strambo anche per la saga di Kirby. Che cazzo è? Ha bisogno della sua altra metà per dirsi completo. Molto tempo fa il sommo concesso alla gente di questo luogo un potere miracoloso. L'intera popolazione abbandonò questo mondo per ritirarsi in una terra di sogni. Quando il sommo potrà dirsi di nuovo completo,
anche noi riceveremo questo potere miracoloso, noi dimenticati finora in questa terra perduta. E quel momento finalmente è arrivato. Ah, che figata! Ah! Ho capito. Mica, ecco perché c'è questo mondo abbandonato, perché questo aggeggio li ha spediti nella terra del sogno, chissà. E quindi le bestie in questo mondo qua hanno proliferato e hanno fondato il loro regno. Chiaramente non ci sono più umani, c'è la natura che prevale. Questo è lui il capo delle bestie, sto leone. Ganzo. Figo però, scusa così. Ecco le idee, infatti il re delle bestie. È enorme. Dai, magari schiva. Bello me boss, però gigantesco, enorme. Mi piace anche il design. Poi lo rallenta sto. Dario, figlio di puttana. Ciao Giorgio. Fine. Ok. Non mi sembra Nicola De Gobbis, comunque. Giorgio, comunque ti ho inviato l'invito ufficiale, per il... Ops. Ancora, non è l'arma ideale, mi sa. Per nulla. Questo cos'è? Ah, bello, questo me ne posso approfittare un po'. Aia, stun. Seconda fase? Giorgio, ma hai fatto tutto per conto tuo? Allora, ci dici sempre che non puoi fare questo, non puoi fare quello, non vieni al pub e tutto. E quindi non ti ho più invitato al pub, ma lo sai che per me sei sempre benvenuto, però... Non te la prende se poi non ti chiamo. Voglio se puoi venire a quello del Comic Con. Ci mancherebbe altro. A me fa solo che a noi fa solo che piacere. Ma che bella la seconda fase. Ma incazzato nero. Ganzo. Poi anche resistente, guarda la bella sta mossa lì. Sembra un mostro di Dragon Quest, cazzo. C'ha gli occhi di Toriyama. La madonna! Questo qui come faccio a fare uno damage? Tosto, eh. Sto ragione un... Ancora. Sto. Bravissimo. Credo sia la chimera tra la... No, la chimera è quell'altra, vero? L'uccellaccio. Grazie a Jack Fury 01 per l'abbonamento. Molto bellino per Kirby, cazzo, questa roba. Giorgio, te l'ho detto, ma perché devi fare ora l'offeso così? Ma poi sono a sega che sabato sera sei libero. Comunque, io dopo te lo propongo. Se vuoi venire, noi ti aspettiamo.
Ma poi vieni su Discord invece di darmi il figlio di puttana e poi scappare, assurdo. Vado a pisciare e ci sono. Vabbè. Ah, quindi... Raga, ma quanti colpi di scena! Quindi non era vero un cazzo, era questo affare che stava controllando il leone per fondersi alla sua versione mignon. Oddio, che paura! Quindi è questo il vero boss. Ma è Akira davvero sta roba? Guarda! Boh! Ah, è un fugone questo, non è un boss, ok. Figo ci sta. Madonna. Come il finale di Bugsnax, cioè ci rimani malissimo. Ma perché hanno fatto questa svolta qua stranissima? Boh. Ah, c'ha la vita? Vabbè, credo che tu debba scappare e poi si farà male per conto proprio. Ma che schifo! No, no, gli devi fare proprio male. Ma ragazzi, ma hanno copiato il coso? Hanno copiato Resident Evil 2? Sono impazziti? Questo è Resident Evil 2, ma sono pazzi? Che cazzo stai facendo? Il boss finale di Kirby. È già finito sto gioco? Già, mi è durato tanto. 6 su 10, ragazzi. Cos'è 6 su 10? È vuoto. Ma non l'hai nemmeno giocato. La chat non lo sa. Comunque, Giorgio, io sono a sega del pub. Io ti invito volentieri, certo. Ma non sapevo volessi venire. Soprattutto non sapevo che c'eri. A me fa piacere. La prima volta che lo fai live, facciamo... Porco, tu tiro fuori il cazzo fuori. Tiro vabbè, un bestiglione. Vabbè, e facciamo pure il saluto romano. Non c'è bisogno di fare queste cose, Giorgio. Non c'è bisogno di fare queste cose. Si scherza, si scherza. Forza. Comunque, Giorgio, va bene per me, ti do tutti i dettagli, ti dico un po' di robe, anche perché ho preparato una cosa. Ma l'orario l'hai già detto? 21. Ok. Così poi abbiamo allora vado prima così vado prima a mangiare la pizza napoletana. Eh sì. Che mi ammazza il boss, mi sa, eh? Ok. Grazie a Dr. Peanut e a Clipper 40. Ora vediamo cosa succede dopo questa roba. No, l'ha assorbito. Io mi ricordo Kirby quando ero piccolissimo, ci giocavo sul Game Boy. Eh sì, molto bellino. Più che altro, boh, ma quanto cazzo dura, raga? Beh. Boh, vabbè, comunque. Boh, io non so perché hanno... Ma stai su Switch? Sì, è esclusiva questa. Ma graficamente è fatto bene. È bellino, sì. C'ha delle incertezze, però è bellino. Più bello Mario Odyssey, comunque, da vedere. Mario Odyssey è spettacolare. Non so cosa mettermi, raga, per questo boss. Via, facciamo il fuoco, mi piace. Ti dà tutte le trasformazioni per questo boss. Dura un botto. Scusa, ma era lo stesso leone che stavi fatando prima? No, in realtà era il leone era un fantoccio. Il boss è vero è questo qua. Quindi tipo un boss a tre fasi? Sì, tipo. Figo. Più complesso dei boss di Elden Ring? Beh, sì. Lo sai che ho fatto questa battuta una settimana fa? No! Ti giuro. Grazie a Ermone00 per l'apparamento. Sabaku ora si sveglia nella notte. Immagina sì. Ecco, il Club Nerd dovresti venire, guarda che ci divertiamo veramente. Oh, è bello, cazzo! Sembra un Pokémon leggendario.
forma di vita definitiva. La versione evoluta di Celebi. Vedi per esempio queste incertezze nelle ombre. Actu Elifis, che nome figo c'ha, ma questo c'è la Metal Gear, porco due. Ma che ma questo sta giocando a Kirby, ragazzi, io più che altro, cioè non è più Kirby questa roba. Per te, ma è l'arena di Metal Gear Rising del DLC. Aia, lui mi ha preso bene. Minchia, se è forte, se è giusto. Sa che fuoco, ragazzi, non è stata la miglior mossa. Porco due, ma che moveset c'ha? No, mi sa... No, forse se esco dal livello, forse sbaglio. Perché lo faccio senza abilità? Forse conviene. Quel danno glielo fa. Era sempre meglio il fucile. Oh, yo! Minchia. Figo, sì. Pure il bullet time. Aia. What the fuck? Dario. Frate, ti prego, ingoia sto coso con un deep throat e diventa Trump. Non penso vada così. Aspetta. Dai! Madonna, anche il veleno intorno per rompermi i coglioni. Oh, ma calmati! Ma che boss è? Ma cosa hanno combinato sto boss? Devo regalare la sub a un ragazzo in chat, ma ha già la sub. Credo che abbia fatto una citazione incredibile. È la lancia di Longinus. Tu si vede che ti ammazzi di sega. È vero, gli assomiglia comunque, non è una cazzata. È vero. Che cazzo fa ora? Oh, ma stai calmo! Cazzo è l'iperraggio sta roba? Ma cos'è diventato sto Kirby, raga? Sono un po'... Vabbè, ma... Va bene. Puoi fare qualcosa o rimani lì bloccato? No, sono bloccato. Violentato? Seconda fase. Anche la seconda fase. Va bene. Boh. Ma tu immagina un bambino che soffre di epilessia che gioca a sta roba? Ah, mi ha ricaricato la vita anche a me, però, eh. Oh, ma che cazzo è? Ma è Radan? Oh! Frate, ma è Radan sto coso? Sì, è Radan, uguale. Si è risvegliato Sabaku per la seconda volta durante la notte. Sì, Paolo. Ferri, oggi c'è qualcosa che non va. Lo vedi che beve il sorso d'acqua? Al buio. Che fa? E mo ti sta stringendo il cerchio. Devi picchiare forse qualcuno? Ecco, bravo Dario. Senti la musica poi. La senti. Ma va sempre sta vita qui? No, non si curerà mia anche. Oddio, forse quando si è stretto... aveva più vita. Cioè, quando sei stretto mi sa che si è curato il bastardo. Guarda! Porco due, ma... Fermo, madonna di Dio! Che schivato. Ecco qua. Ora cosa fa? Ah, che moveset c'ha sto coso? Ma non si ferma più. No, sicuro, guarda come si cura. E picchia. Ecco, okay, è andato, ok. Poi sembra anche la maschera di Majora in faccia. Di? La maschera di Majora è Zelda. Oh! Ah, il mio primo Zelda è Breath of the Wild, mi dispiace. Ah,
No, più che altro è... pia anche... giustamente. Dai che se ne va, andato. No, cosa succede ora, amico mio? Oddio. Fase 3? No, gli devi assorbire il pippolo. La boccomorfosi su... Oh! Frate, ma te lo stai ingroppando? Questo è un accoppiamento. Grazie Malchior e a Giacomo Official. Ma che carino è? Sembra tipo un Pokémon che esce dalle uova, no? Sì, sì, sì. Ma poi guarda lì, lui è veramente strano come design. Se ne va pure? Pizzato. Eh sì. Grazie, Barbus. Gli è finita la botta. Ma quella è la terra dei sogni, forse? E dice... Bah. Cazzo è Inception? Il pianeta Pop, il pianeta di Kirby. Oh no, sta trascinando Pop in questo vortice gigante e vuole provocare la collisione fra il tuo mondo e questo. Armageddon. Ma ti giuro, guarda che il gioco era un'altra cosa, cioè, fino a ieri. Alla boccomorfosi sul coso, sul camion. Oh, vabbè. Sì, Kirby, va bene, Kirby, vabbè. Madonna, che deep throat che fa Kirby, comunque, eh. Vabbè, questo è uguale a quando prendi il controllo di Bowser in Mario Odyssey. Io, ragazzi, non so più che dire. Molto scriptato questo pezzo, però è fighissimo lo stesso. Ah, non so che di Halo 1, questa roba. Ecco, invece qua deficito io, perché Halo... Purtroppo non l'ho mai affrontato come sai. No, non ti piacerebbe, ti devono piacere le americanate, tipo c'ho il cazzo grosso e le armi lunghe. Cioè, ti piace quella roba, sì. A me fanno quindi è un po' un E allora non ti piace, cioè. Porco due, sfonda tutto, vai. Ne frega nulla col camion, poi. Però come tira dritto? Con la musica 8-bit. Vabbè, è diventato Dragon Ball ormai, cioè, non mi frega più niente. Ma sto coso c'ha un background o è così? I quick time event in Kirby? Boh, siamo arrivati a questo, signori. Ma è devastante questa roba, comunque. Cos'è che sta tirando dritto in bocca con un camion? Quanto fa puto cadere in crash sta roba? Che cazzo sta a fare qualcosa? Qui non ho parole, raga. E puto cadere in crash. È diventato Dragon Ball. Sì, sì, camminato, padre e figlio. Pronti. Polverizzato come Cell. Ale. Non ci posso credere che... Questo era Kirby, ragazzi. Grazie a Mario che fa l'abbonamento. Beh, sei sicuro di aver scaricato Kirby o qualche versione strana? Cioè, è una parte di Punentai, cioè... No, succhia tutto, Kirby, sta sparendo tutto. Un po' spira, penso che abbia questo potere. Anzi, sta risucchiando lui. Arrivederci, Majin Buu, esatto.
Figurati se non deve richiedere tutte le sue forze. No, se mi muore il topo piango. Il sacrificio giapponese ci deve essere sempre. No, frate, piango, dai, ti prego, è troppo bello il topo. No, le lacrime, no! Kirby, fai qualcosa, cazzo! Porco, è morto Tenzing. Ma non sarà mai morto. Grazie Tiziano, grazie per il 96. Eccolo lì, figurati. Ma in realtà è diventato Dio. Chissà. Per post-game ora, eh. Ma sto gioco per un bambino di 4 anni è una mina, oh. Ma scherzi. Primo boss del gioco, gorillone divertente, boss finale, Dio. Ma no, non solo, è Dio che apre dei varchi nei mondi paralleli, fonde il mondo, fa crollare il mondo, in fondo, non lo so. Quindi non sapremo mai se il topo è vivo? Sì, nel post-game sicuro, poi vediamo le foto, quindi è vivo, eccolo lì. Ma poi il camion. Poi non ho capito il doppiaggio. Quella roba lì non l'ho capita. Cioè, fai una cosa così di qualità, la Nintendo rompe sempre il cazzo con su gioie e poi fai doppia. L'unico pezzo doppiato da una cassiera milanese. Cioè, boh. E poi mi domando... No, non sto scherzando, Giorgio. Ma poi mi viene in mente un'altra roba. Ma se questo Dio ha mandato gli abitanti di questo pianeta, che potrebbe essere la Terra, come no, sembra di no, vista la lingua, li ha uccisi tutti? Dove l'ha mandati? Qual è la Terra dei Sogni? Si capisce nel post-game? Comunque c'ha più trama di Legend, eh? Scusami, Dario, vorrei farti una domanda psicopedagogica, posso? Allora, tu e Agnese fate un figlio, ok? Sì. Fino a qua ci siamo. Avrebbe detto che nome avrebbe? O Aria o Leonardo. Leonardo, ok. Il nostro caro Leonardo. So perché dato tu gli compri la sua prima console, ok? Sì. Al nostro caro Leonardo. Sì. Che gioco gli fai giocare per primo? Non lo sceglie lui, lo scegli te. Io gli farei giocare un Marione. Tipo Marione quale? Odyssey, quale? Va bene. Cazzo, io avrei detto Doom Eternal. No, 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 cioè, Doom Guarda, Eternal deve, no. Deve crescere col terrore, no, della notte, del sangue, della paura, 666, suffering. Io a 4 anni ho giocato a Super Mario 64, cioè lasciate sta, c'ho gli incubi ancora. Continua. Che gli è successo ora? Oddio, a che momento, attacco dei giganti. Frate, è Baby Vegeta, è Dragon Ball GT ora. Non so se... I? Che sono i Waddle Dee, sono quei aggeggi rossi, arancioni. Sì, 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 i Kirby rossi. Sì. Cazzo! C'è Elettro Lamborghini! Sì.